Io non sono mai riuscito a comprendere sino in fondo quello che Rosso Fiorentino è e ciò che voleva soprattutto dire. Pittore che si può leggere a vari livelli. Eh, innanzitutto c'è un livello formale che è di estremo interesse. Poi c'è il livello storico, socioculturale. Lui vive a Firenze e a Roma eh, in momenti eccezionali. Da una parte la Firenze dopo la caduta dei Medici e prima dell'assedio di, eh, di Firenze, dall'altra parte c'è Roma prima del sacco, poi c'è la fuga da Roma e infine il periodo francese. Ma poi c'è anche l'aspetto religioso di Rosso Fiorentino. Quest'ultimo è un aspetto che mi è stato indotto da un'osservazione che fece Panofsky durante una conferenza. Eh, c'è una stampa di Agostino Veneziano basata su un disegno che sta agli uffizi, molto curiosa, in cui ci sono dei personaggi seri, gravi e dei personaggi mostruosi o quasi macabri, che stanno discutendo intorno ad uno scheletro al quale qualcuno tiene il teschio. Ora, questo strano, stranissimo disegno e questa stampa di Agostino Veneziano che ne furono tratti, ha lasciato... Come significato, molto tempo in sospesi. Ora, Panowski giustamente, secondo me, fece notare che è una eh, stampa, è una idea relativa a Fra Girolamo Savonarola. Lei sa che quando il Savonarola morì, eh, il corpo non venne completamente bruciato, qualcuno poi rubò dalle ceneri il teschio, che venne poi ritrovato. Quindi, questo spiegherebbe questo, il personaggio che mette a quasi rimettesse a posto il teschio col resto delle ossa. Lei sa anche che il Savonarola è stato considerato fin dall'inizio come un santo, come un martire. Ci sono anche oggi coloro che venerano il Savonarola o vanno a pregare la sua tomba. Un noto sindaco di Firenze qualche decennio fa si dice che pregasse il Savonarola. Ora, secondo Panowski, questo disegno e questa stampa rappresenterebbero la discussione fra i dottori della Chiesa e i diavoli per sapere se il Savonarola debba andare al paradiso o all'inferno. Questa interpretazione, che io credo sia quella giusta, mi ha fatto molta impressione. E trovo sempre in rosso fiorentino, accanto a questa dissoluzione formale, lui era nato a Firenze nel 1495, era stato allievo di Andrea del Sarto, Andrea senza errori, un pittore accademicamente perfetto, grandissimo pittore. Questa sua, eh, questa sua rivolta contro eh, l'accademismo, il formalismo di Andrea del Sarto, ha proprio il sapore di una protesta violenta. Io vedo il rosso fiorentino, abusivamente chiamato manierista, è un fatto indipendente, proprio vedo in lui una sorta di grido contro l'accademismo sia di Andrea del Sarto, sia di altri pittori, come fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli, anche loro impeccabili, pittori sacri, assolutamente perfetti, puri, quasi dei puristi, quasi dei nazareni. Ora, bisogna tenere presente che il Rosso Fiorentino vive in una Firenze dove c'è stata in quegli anni una gamma di idee politico sociali variatissima nella Firenze fra il 1500 e il 1527 abbiamo una gamma di idee che va dalla restaurazione medicea ai valleschi, l'estrema destra fino a quella che oggi si chiamerebbe estrema sinistra. Ora io credo che il rosso fiorentino non solo stia a sinistra, ma che abbia anche dei connotati di protesta religiosa in chiave anticattolica io lo vedo così guardi c'è un quadro di cui purtroppo io non ho eh, le fotografie a colori c'ho una rivista la rivista del uh, museo di boston eh, un quadro di cui le faccio vedere i particolari in fotografia c'è la testa del cristo guardi innanzitutto l'insieme guardi che roba è un cristo che si sa di a roma Prima del 1527, un Cristo morto con tre o quattro angeli, anzi quattro angeli. Io lo trovo un quadro, ecco, che si può leggere a vari livelli. C'è un livello formale straordinario, il trattamento delle forme, per esempio, dell'angelo di destra, che è l'unico che io abbia riprodotto qui a colori nel Bulletin of the Boston Museum of Fine Arts, c'è quella forma. Quasi sfaccettata, quasi disfatta, io non so come definirla. E poi, curiosamente, se lei lo guarda bene, quell'angelo, come tipo fisionomico, preannuncia certe scelte che avvengono in Francia intorno al 1800, al tempo degli Incroyables, 1797, delle Merveilleuse, l'acconciatura, la scelta fisionomica. Poi c'è l'aspetto anche. Religioso, ma questo è un quadro sacro o è un quadro blasfema? Io me lo sono sempre domandato. Innanzitutto ci sono dei particolari piuttosto bizzarri. Guardi, per esempio, a sinistra la ferita del costato con la mano dell'angelo. Sembra che l'angelo stia solleticando la ferita e trova riscontro nell'espressione del Cristo. È un'espressione di sofferenza? O è piuttosto un'espressione? di piacere, morbido, languido guardi il piede per esempio il particolare del piede con queste vene turgide c'è qualche cosa di qualche cosa di veramente, sensuale ma sì, ma ganglio. nemmeno sensuale di irriverente di blasfemo e nello stesso tempo come posso dire Guardi, la cosa che più mi attrae in rosso è che io non riesco mai a definirlo con un aggettivo. Sfugge quindi a questo Sfugge tipo. completamente, è elusivo. E ogni volta che io vedo un nuovo quadro di rosso, o vedo quelli vecchi che già conoscevo, scopro nuovi significati, nuovi aspetti. Questo che me lo rende assolutamente affascinante. Certo però che il rosso bisogna anche vederlo nelle pale d'altare, nei quadri, di cui il più famoso è quello dipinto nel 1521 per Volterra e che oggi è nella pinacoteca locale ed è la grande deposizione. Deposizione che ha sempre impressionato tutti, anche i letterati. C'è un pezzo di Gabriele D'Annunzio: in forse che sì, forse che no. Pezzo che io trovo completamente fuorviante, come spesso accade quando D'Annunzio era messo a confronto con prodotti d'arte figurativa. Ma è un quadro singolarissimo, anche qui la costruzione, il taglio delle forme, la gamma cromatica, il rosso della Maddalena, quello che aveva impressionato Gabriele. E poi se si guarda bene, ogni particolare è come sfaccettato, come tagliato con un'accetta, con una lama. È un quadro calibratissimo, meditatissimo, cosa del resto che risulta anche dai disegni di Rosso o anche a, da altre opere. Un altro quadro che io trovo straordinario è quello che si trova vicino a Volterra, a Villa Magna, di cui io colori soltanto un particolare, eh, il santo di destra. Guardi anche qui la gamma cromatica, San Bartolomeo mi sembra che sia, eh, la gamma cromatica, la curiosissima eh, identificazione fisionomica che addirittura qui prelude a certe scelte del romanticismo nordico. Perché il rosso fiorentino, poi non dimentichiamo, fra il 32 e il 40 è stato in Francia, è stato alla corte francese ed è uno dei creatori di quella che oggi si chiama la scuola di Fontainebleau. C'è tutto il ciclo di rosso a Fontainebleau che è una cosa straordinaria. A Fontainebleau ha dato anche dei cartoni per arazzi straordinari che oggi si conservano a Vienna. E Fontainebleau era il luogo eh, dove appunto è stato creato quello che poi sarà il manierismo internazionale. Quello stile che va dall'Olanda fino alla Boemia, eh, dalla eh, Spagna fino all'Italia meridionale, è uno dei grandi stili internazionali dell'Europa, diciamo è lo stile dell'Europa controriformata, dell'Europa cattolica, e una delle fonti è proprio Fontainebleau. Quindi il rosso ha avuto un ruolo non locale, non solo italiano, ma addirittura europeo. Poi ci sono moltissimi quadri. Ritratti. Eh, ritratti. Ritratti di cui io ricordo quello di Washington, per esempio, il giovane con il braccio appoggiato al fianco. Quadro curiosissimo anche per la tecnica, anche tecnicamente. Perché certe parti sono molto finite, come per esempio il viso, parte all'espressione elusiva, è difficilissimo trovare un ritratto di uomo che abbia le espressioni che Rosso dà ai suoi personaggi. Sono espressioni anche lì indefinibili, sono come stati d'animo fuggenti. A me ricorda certi scrittori del XX secolo, curioso Rosso. È come uno che avesse intuito dal punto di vista figurativo certi momenti, certi stati d'animo che poi vengono riscoperti, che vuole che li dica, da Joyce, da Virginia Woolf, da Proust. le zone d'ombra, diciamo così. Eh, sono come degli attimi, ma... Dicevo, tecnicamente il quadro di Washington è straordinario perché ha delle parti finitissime accanto ad altre parti che sono semplicemente una lieve velatura, una lievissima velatura che è data spesso poi a tratti di pennello paralleli. Il pittore è molto delicato il rosso. Io, se avessi un quadro di rosso fiorentino vero, ma sporco, esiderei molto a farlo pulire perché è uno di quei pittori che con un soffio spariscono. Infatti, molti quadri. Sono stati rovinati da pulitura. Uno se n'è salvato, ma io ce l'ho qui soltanto in diapositiva ed è purtroppo una diapositiva non molto fedele. È un quadro curiosissimo che si trovava a Berlino negli anni '20, poi finì a Buenos Aires e da lì è passato sul commercio di New York e si trova oggi al Los Angeles County Museum. Quadro che a me affascina moltissimo, soprattutto dopo la recente pulitura. Io quando vado a Los Angeles eh, eseguo un pellegrinaggio preciso, il quadro di Rosso Fiorentino. Lo chiamano la Sacra Famiglia Macabra, questo è il titolo che gli dette Roberto Longhi. Ma è una sacra famiglia? Io ho dei sospetti, io ho persino il sospetto che non si tratti di un quadro sacro, bensì che si tratti di qualche raro episodio mitologico tratto, non so, dalla metamorfosi di Ovidio. Ma com'è possibile rappresentare una Madonna e una Sant'Anna con quelle mani? Sono quasi mani da streghe, quasi mani da personaggi malvagi, malefici. C'è un bambino che invece di dormire sembra morto. E poi, dopo la pulitura, è venuto fuori lo straordinario colore di quel quadro, che è una specie di arcobaleno, di iride, e anche lì con una tecnica mai vista, unica, insostituibile. Guardi, per me il rosso fiorentino è una sorta di. Enigma di labirinto, ecco io lo, lo paragono sempre dentro di me ad un labirinto nel quale uno gira senza trovare mai la via d'uscita. Ma vede, a proposito di questi strani umori che circolano nei quadri di Rosso Fiorentino, c'è in lui effettivamente una sorta di scherzo a sfondo sessuale. Adesso non posso qui far vedere certe stampe i cui significati occulti si vedono soltanto quando uno le esamina coprendole con un foglio di carta bianca in cui è, lasciato stata, è stato lasciato aperto solo un quadratino con la mascherina. Questo io non lo posso fare perché non ho qui le stampe. Si vengono a scoprire cose molto buffe, ma c'è per esempio uno dei quadri più noti del rosso, che è il Mosè e le Figlie di Dietro alla galleria degli Uffizi, dove c'è proprio tutto il suo mondo, la strana sfaccettatura formale, la tecnica unica certi tipi fisionomici come la donna a destra spaventata. E poi c'è una cosa molto curiosa che nessuno guarda, che se si tracciano le diagonali del quadro, il punto centrale è il sesso di Mosè. Molto curioso questo qui. Ora viene sempre il sospetto che Rosso vada messo, vada letto in rapporto a certa letteratura beffarda, ironica, per esempio i sonetti del Berni, per esempio certe commedie, certe commedie con personaggi viziosi, sfrenati, è un pittore che comporta nella lettura la conoscenza della letteratura contemporanea, questa è un'altra dimensione di Rosso.